Carmine Catalano, anche lei capracottese Capra ovviamente, ma da Cottese, sì. tanti anni Da in tanti anni. Toscana. No, da Toscana sono 30 anni, però io sono migrato da Capracotta a settembre del 1958. Sono fatto l'Estra, Svizzera, Germania, poi sono stato 18 anni a Roma e ora sono 30 anni che sto in Toscana. Quindi ha lavorato in Toscana, però adesso è in pensione e torna sempre quando può qui a Capracotta. Sempre, io a Capracotta l'ho sempre amata, sono andato via, tenevo 17 anni e mezzo, sempre, tutti gli anni io sono tornato perché ci tengo al paese di Capracotta e amo la gente che ci sono e sto benissimo qua all'alta montagna, la mia moglie pure è di Capracotta, insomma viviamo bene, stiamo bene, ho 3 figlie, ho 7 nipoti. Figli e nipoti vengono a Capracotta? Sì, ieri sera ci ha fatto l'improvvisata il primo figlio alle 7, dice che non veniva invece, poi alle 7 si sono presentati qui, sono venuti e ripartono domani. Allora, lei non viene solo ad agosto e a settembre, ma quest'anno è dal 2 aprile qui a Sì, Capracotta. perché mi sono fatto una casetta in campagna, vado a fare un piccolo orto e cose, e poi a novembre ben arrivato su in Toscana perché ho casa su in Toscana, poi i nipoti sono tutti lì. All'inverno la passo lassù, però dopo Natale faccio Natale con la famiglia e poi 27-28 di dicembre io vengo a fare Capodanno qui a Capracotta tutti gli anni e mi sto un mese e poi vado su e poi rivengo a primavera. Mi piace Capracotta, mi piace tanto, tanto. Oggi giornata particolare, Sì, l'8 proprio l'8 settembre. settembre sì, è una festa molto particolare, molta gente, molte richiesta, la gente, vedi quanta gente hanno venuto, che ci tengono questa festa, bellissima, è bellissima proprio. E ieri sera la processione, tanta bella, tanta di quella gente, capite? Siamo contenti, felici, è una festa molto religiosa. E poi la Madonna di Loreto, io ho mio figlio, il primo si chiama Loreto, oggi è il mastico suo, bene, capito? Allora, auguri a lei, alla famiglia e al Grazie, Loreto. grazie molto, grazie, la ringrazio molto, Antonio Mosca, originario di Capracotta, da 60 anni a Roma. 60 anni. Oggi, ovviamente, 8 settembre, si torna a Capracotta. Certo, anche prima dell'8 settembre, le ferie bisogna passarle qui perché è un paese meraviglioso, se ne accorge pure lei, no? Poi c'è il panorama, c'è tutti gli amici, i parenti, i morti di venire a trovare. Questo è un paese che accoglie tanta Accoglie, molto gente. accogliente, molto accogliente. Venite tutti a Capracotta perché è un paese meraviglioso. Da vivere sia d'estate che d'inverno, diciamolo. Meglio ancora, l'inverno c'è anche qualcosa per sciare, insomma, alberghi, ristoranti, qualcosa c'è, insomma. Non è un paese sperduto in alta montagna, che tanta gente si crede che stiamo sul cucuzzolo, invece uno manco se ne accorge venendo da Roma, da Napoli, da questi posti qui, da Milano, da tutta Italia, insomma. Paese che andrebbe sponsorizzato a livello di turismo soprattutto. Piuttosto quello ci vorrebbe. Oggi poi, giorno particolare, 8 Oggi è settembre, la una Madonna festa di Loreto, grande da festa. rispettare, una festa meravigliosa poi, si vede anche dalla gente, i giovani. Grazie, signor Antonio. Lei invece vive qui a Capracotta. Sto adesso provvisorio, ma sto a Termoli. È originario di Capracotta, quindi torna per le feste e per Le l'estate. feste d'inverno, siamo qua vicini. Andiamo, veniamo, passiamo 2 giorni. Si vive bene a Capracotta sempre. Sì, l'aria natura. Liberatore di Cesare da Capracotta, emigrato in Inghilterra da 47 anni ormai, ogni tanto si torna a Capracotta per questa devozione. Della festa della Madonna, anche durante, quando non c'è la festa, ecco, durante l'estate, e sì, perché si sente sempre la mancanza e si vuole sempre tornare. Com'è tornare a Capracotta? È sempre pieno di emozioni e fra poco probabilmente mi metto a piangere. Tante emozioni accanto al liberatore, anche i figli, Samantha e Andrew. Anche voi siete nati in Inghilterra, siete cresciuti lì, però tornate con fede e devozione qui a Capracotta. Certo, è sempre bello
bello e sono sempre felice di vedere la famiglia. Andrew? Sì, una bella occasione per Capracot. Mi piace tornare per questi. Sono tanti ragazzi qui, voi vivete anche la notte a Capracotta. Sì, ci si diverte. Certo. Tanto sì. C'è il divertimento anche non solo appunto la mattina, la processione, le feste religiose, ma anche il divertimento, ricordiamolo, anche se Capracotta è piccola ci si può divertire. Certo, come ieri sera siamo tornati in casa verso le 4 di mattina. Abbiamo ballato tanto e it's good. Allora, loro sono appunto, vivono in Inghilterra, Samantha però ha sposato un ragazzo brasiliano, Ramon, da qualche anno anche tu vieni a Capracotta. Do you like Capracotta? Yeah, I like Capracotta, it's my second time over here and I really like bring memories of where I come from, the family, like, I mean, it's big mountains up here, but it's very nice, it's like bring me more for the old back family of where I come from really. But I really enjoy the town and the place, it's really, really fun and good. A Ramon piace tantissimo Capracotta, tutti i posti, gli eventi, le tradizioni di qui. Il liberatore ancora è emozionato, sì. Ma... Stamattina sono andato anche in chiesa, mi sono alzato molto presto e la funzione mi ha reso molto molto, a un certo punto sono anche, ho pianto, ecco, perché penso tante persone che prima conoscevo, adesso non ci sono e allora... Chissà poi se si tornerà ancora fra 3 anni. In ogni modo, sono contento di essere venuto e di aver visto tante persone che non vedevo da tanto tempo. Quindi adesso concludiamo i festeggiamenti per quest'anno. Ricordiamo, sono 3 giorni i festeggiamenti per la Madonna di Loreto e si penserà poi ai prossimi anni. Ma, il prossimo anno spero di venire con gli altri famigli, cioè l'altro figlio che ha sposato, ha 2 bambini e quindi di stare ancora insieme qui a Capracotta. Gian Pietro Venditti, oggi a Capracotta, è tornato, lei vive in Puglia ma è originario di questo paese molisano e si torna ogni anno per festeggiare, poi in particolare ogni 3 anni per la Madonna di Loreto. Ho messo su casa a Capracotta, ci sono sempre venuto, anche se stiamo a Lucera, in provincia di Foggia, perché i miei furono sfollati a seguito della guerra e quindi ritengo Capracotta, la sento più di Lucera come paese di appartenenza. Quindi lei non è nato qui? Io sono nato a Foggia, l'unico della famiglia, perché tutti gli altri sono nati a Capracotta, ma mi ritengo capracottese in tutto e per tutto. Come ci hanno detto anche altri intervistati, Capracotta è un paese accogliente, che accoglie tutti, qui si vive bene. La caratteristica è proprio dei paesini, diciamo, quella dell'accoglienza. In Capracotta poi c'è anche questa componente, che bene o male si è tutti parenti. E se non si è parente si è compari, oppure si è parente di compari, quindi c'è questa consanguineità o relazione amicale, per cui si è una grande famiglia. Appunto, questo bel termine, una grande famiglia capracottese. Con tutti i lati positivi e negativi. Ovviamente. È normale, perché c'è il controllo da parte di tutti quanti e nello stesso tempo c'è l'amore di tutti quanti. E lo si vede in caso di un funerale, così partecipa tutta la cittadinanza. Ma a Capracotta si vive meglio d'estate o d'inverno? Per me, sarò di parte, così si vive sempre meglio in qualsiasi stagione. Quando c'è il sole, quando c'è la nebbia, quando piove, quando c'è la neve, si sta sempre bene. Questo è un bel messaggio che ha mandato il signor Gian Pietro a chi ci ascolta. Amare un paese è come una donna, la si accetta quando sta bene, quando sta male. Se sta curata, se sta un po' sciatta, la si ama e basta.